Dopo la partecipazione nel musical Rapunzel a dicembre e tantissime altre apparizioni nei vari teatri di Roma e dintorni, l'attrice vastese Maria Chiara Centorami è impegnata in questi giorni sul palco del Teatro della Cometa di Roma, nello spettacolo Ti posso spiegare. Una commedia, quella interpretata al fianco di Michele La Ginestra e Beatrice Fazzi, che catapulta la Centorami in una storia ironica, che descrive e racconta la tipica vita di coppia ormai collaudata e che questa volta dovrà fare i conti con un arrivo inaspettato. Come si chiama il dio del mare? Nettuno? Non è possibile, qualcuno deve pure essere! E giù risate! Io sono Paolo. Mi scusi signorina, ce l'ho qua proprio sulla punta della lingua. Come si chiama il dio del mare? Sembra francese. Non è possibile, ma qualcuno... Sei straniera? Questo spettacolo è uno spettacolo molto fortunato perché sono 3 anni consecutivi che siamo in scena e abbiamo debuttato adesso per la terza volta a Roma. Il primo anno abbiamo debuttato al Golden nel 2013. L'anno scorso eravamo al Teatro 7, che è il teatro gestito da Michele La Ginestra, che è lo scrittore del testo di Ti posso spiegare, appunto, ed è il protagonista assoluto dello spettacolo. Abbiamo portato lo show anche in giro per l'Italia, abbiamo collezionato dei piccoli successi in tutto lo stivale e adesso siamo felicissimi di essere al Teatro La Cometa, perché è un gioiellino, è un teatro antico, caratteristico. È molto importante nella capitale. Un po' guardarlo mi ricorda il Teatro Rossetti di Vasto, che mi piacerebbe che fosse valorizzato un po' di più, so che è addormentato da un po' di tempo e spero che un giorno possa riprendere vita e chissà, magari spero di poter fare parte di questa vita del Teatro Rossetti. Moi, enchanté. In italiano incantato. Lo spettacolo quest'anno sta assumendo dei toni ancora più pesanti e ancora più divertenti perché abbiamo un fancione in scena, c'è Beatrice Fassi che è incinta del suo quarto bambino e quindi la commedia è stata un po' riadattata e modificata in base a questa grande modifica che arriva nella vita di Beatrice e approfitto per fargli gli auguri. Il mio personaggio è il personaggio di una modella francese, Jacqueline, e mi sono dovuta cimentare con il francese perché io non parlavo assolutamente una parola di questa lingua e quindi mi trovo a giocare con questa modella molto vanto, no, molto diversa da me, che si ritrova catapultata nel letto coniugale dei due. Ma in realtà poi si scopre che c'è stato tutto un grande misunderstanding e che quindi il matrimonio è salvo e la modella francese può tornare in Francia e non ha fatto danno a nessuno. Tutti qua.